Tu dici sono tutti corrotti. No, no. Però ripeto, il dramma in Italia più che i corrotti sono i disonesti intellettuali che accettano di stare di fianco al corrotto per mantenere il posto di potere. A me fa paura la disonestà, ma addirittura la disonestà intellettuale. Quella che affrontiamo quotidianamente, che è più difficile poi da scalfiggere, da distruggere, è difficile la disonestà intellettuale, coloro che mentano, che mettono, che si mettono d'accordo. E ripeto, io ho notato anche una cosa, che da quando il Movimento 5 Stelle ha preso delle posizioni molto dure rispetto alle banche, perché ci vogliono trasformare in una repubblica fondata sulle banche, in una democrazia bancaria e non in una repubblica fondata sul lavoro, gli attacchi sono aumentati. E io ho visto che certe truffe che hanno fatto le banche fanno impallidire i truffatori e i delinquenti di Mafia Capitale. Appaiono dei rubagalline questi delinquenti rispetto a certi banchieri che hanno fatto con i nostri soldi affari di miliardi di euro. È tutta lì la questione. E lo disse pure il Papa, salvano con i soldi nostri le banche. Perché? Perché le banche finanziano i partiti politici attraverso le fondazioni bancarie. Perché le banche sono anche le proprietarie di Banca d'Italia, perché non abbiamo più nulla. Ci hanno tolto poco a poco fette di sovranità alimentare, politica ancora di più. 3 governi non eletti da nessuno, monetaria, la moneta nostra appartiene alle banche private. È una perdita di sovranità. Che cosa serve il Movimento 5 Stelle? Riprenderci sovranità. C'è bisogno di tempo per ridisegnare un'economia, perché pensiamo, ripeto, che possiamo uscire dalla crisi con il petrolio, con il cemento, con gli inceneritori. No, questa terra deve campare solo di turismo e non gastronomia e basta. Devono venire dall'estero, dalla Germania, a cui mostriamo, a pagare non per mangiare i formaggi, per vedere come fate i formaggi. Devono pagare solo per vedere, 50 euro per dare una sbirciatina. Perché non solo noi facciamo questi prodotti così, perché abbiamo una ricchezza incredibile, in una terra così concentrata, così, in una regione così piccola, ci sono bellezze incredibili. Io non so dove andare stasera, domani voglio farmi un giro, dove vado? A Gubbio, vado ad Assisi, a Città di Castello, a Todi, tutte ho sbagliato qualcosa. Ho studiato prima di passare. Stasera mi si è dove? A Corte in Umbria e a Cortona. Se l'avessi detto, usciva sul Repubblico Montetti, usciva solo questa parte. Il Battista non sa che Cortone è Toscana. Sì, fanno così, uno fa idee, progetti, denunce. Abbiamo mandato in galera persone, abbiamo svelato la cricca delle grandi opere degli Incalza & Company, gente, boiardi di Stato senza nome, perché poi io pensavo che l'unica casta fosse la casta politica. Non è così, ci sono funzionari, dirigenti, boiardi di Stato, amministratori senza nome, potentissimi. Arriva pure il politico onesto che gli dà una delibera giusta, una termina giusta, e loro la cambiano. Allora le caste sono tante, no? E per quello occorre entrare, e per quello hanno paura che possiamo entrare a Roma, perché sapete i bilanci, quello che troveremo nei bilanci degli ultimi 20 anni, nelle delibere, nelle determine, entrando nelle partecipate della capitale. Guardate, qualsiasi partecipata è stata utilizzata, tanto paghiamo noi, perché sono società che appartengono ai comuni, come poltronifici. La politica metteva gli amici degli amici, in cambio riceveva pacchetti di voti e il debito ce l'accollavamo tutti noi cittadini. Per qualche periodo le banche, che sono amiche dei partiti, davano quattrini, appena entra il Movimento 5 Stelle le banche chiudono i rubinetti. Il giorno dopo, ma sarà questo il nostro destino, prenderci città, regioni e paesi in macerie. E dovremo rimboccarci le maniche tutti assieme, perché sarà responsabilità di tutti, un po' io, un po' te, un po' quell'altro, soprattutto i giovani dal punto di vista proprio degli atti parlamentari, le persone un po' più anziane fuori a dare consigli, perché tutti possono fare politica. La politica è la più bella attività che un essere umano può fare, significa vederci assieme e risolvere un problema, e significa pungolare un rappresentante delle istituzioni perché non conti. Abbiamo una vita sola, ce l'abbiamo una sola, che facciamo? Odiare il divano, dobbiamo odiare il divano, va odiato il divano, proprio il sederci. Diceva pure che forse Monicelli va odiata la speranza. No, non dobbiamo avere speranza che domani possa cambiare, dobbiamo cambiare ora, insieme. Si può fare, avremmo mai pensato 3 anni fa di riempire delle sale così con centinaia di persone, non in campagna elettorale, senza, immagino, con pochissimi giornali che avranno parlato di questo incontro, forse nessuno di solito. Forse puoi pensare, si arriva qua alla Boschi, eserciti, da parte dell'esercito, poliziotti, di qua ci sono 2 carabinieri che ringrazio per il lavoro che fanno, ne stanno arrestando tanti. Fanno intercettazioni su intercettazioni. Sul caso Scialapaglia, grazie ai nostri carabinieri, siamo venuti a conoscenza di tante schifezze. Per quello che vogliamo mettere mani nelle intercettazioni, perché dicono che bisogna tutelare la privacy. Ma di chi? Nostra! Ma intercettate, tanto! Intercettate tutto!
Non c'è, guardate, il paese è normale, non è che ci stanno forze di polizia, sono arrivati dei parlamentari della Repubblica, vanno qua con la propria macchina, insieme me la sono fatta prestare a mia sorella, perché non ho la macchina. Perché non sono un l'unica cosa, l'unico privilegio me l'avete fatto parcheggiare subito qui fuori, una... E basta, è così, si scende, si parla, iniziate a entrare interamente nell'ottica che la prossima volta ci starete voi, io starò qui sotto a riprendere come fa lui, e ascoltare quello che mi dice un mio rappresentante, un rappresentante del popolo in Parlamento. Questo siamo vostri dipendenti con un contratto a progetto, un cocco pro, che ci potete rinnovare al massimo per una seconda volta se saremo stati bravi, altrimenti via fuori e dentro un altro. Una seconda volta. Massimo la seconda volta, no, e guardate... No, io direi una volta. Lei vuole pure ridurre questa cosa. Leggi, guarda che io ci ho pensato anche... Guardate che non è a torto. Tu devi stare poco tempo all'interno di quei palazzi, perché quei palazzi sono... Esiste il transatlantico, questo enorme, bellissimo corridoio dal quale si accede all'interno della Camera dei Deputati, che lo chiamano il corridoio delle anime perdute. Lo chiamano così, ma devi non ci camminare troppo che perdi l'anima. È così, ci sono delle piante di ficus, dei divanetti probabilmente in pelle umana. E ci sono i capannelli dei politici. I politici si riuniscono lì e parlano, no? I giornalisti parlamentari vanno dietro, ascoltano e prendono appunti e scrivono agenzie. Li avessi mai sentiti discutere di un problema di cittadini? Tipo, c'è da risolvere il problema dell'ILVA, basta dare soldi soltanto agli industriali, bisogna salvaguardare gli operai e la loro salute. Mai! Si parla di correnti, lì piazziamo Tizio, di là piazziamo Sempronio, correnti, correntine, appalti, giochi di potere, spartizioni, che eleggiamo la Corte Costituzionale, ma lui non so se è buono perché non si è pronunciato a favore dell'Italicum, cioè non gli interessa che in Corte Costituzionale vi siano i migliori costituzionalisti estranei, slegati dai partiti politici, ma gli interessa piazzare uomini loro perché non sa mai che la Corte Costituzionale possa bocciare delle loro leggi. È così la politica. Forse è stata anche un po' responsabilità nostra, perché tanti di noi hanno soltanto delegato, vediamo un po' che fanno, e forse qualcuno lo pensa pure adesso, ma vediamo che fa Gallinella, che fa Luce, che fa Di Battista, che fa Di Maio, vediamo, sono diventati bravi. Oh, oggi ci stiamo noi, 3 anni fa non ci conosceva nessuno. E oggi qualcuno di noi, non lo so, dicono poi che siamo favoriti, come se il sindaco di Roma, se Luigi si candidasse a Napoli. Qua non vogliamo noi sostituire un potere con un altro, vogliamo semplicemente, grazie al movimento, far sì che il cittadino si faccia Stato. Il cittadino si faccia Stato, le istituzioni sono le nostre, le paghiamo noi.